Posso, mister, dopo terminata la partita, una sconfitta 3-2 per la sua squadra. Come ha visto i suoi ragazzi in campo? Che cosa salva di questa partita e che cosa invece non le è piaciuto dei suoi? Allora, la mia squadra mi è piaciuto il fatto che siamo stati comunque sempre in partita, siamo partiti molto bene, l'idea era quella di non concedere campo a questa squadra, specialmente diciamo, dietro le spalle, di accorciare gli spazi e di ragionare in questa maniera per trovare un equilibrio e il primo tempo era andato secondo me molto bene dal punto di vista difensivo, ma siamo riusciti a creare qualcosina e abbiamo anche fatto gol. E quindi era il primo tempo perfetto per poi affrontare il secondo in maniera diversa, se non che insomma calcio è fatto di episodi e ci poteva stare, non ci poteva stare, comunque aveva preso un gol su angolo e ha cambiato un pochino la testa, diciamo. Ecco, la squadra secondo me ha disputato una partita, i ragazzi, cioè, i gol presi non corrispondono ancora una volta secondo me a come difendiamo, all'applicazione che mettiamo anche nella fase difensiva. Però ci sono le squadre forti, con i giocatori forti, che 1-1 all'ultimo minuto, poi c'è stato questo 1-2 nel secondo tempo che mentalmente è un po' spaccato e lì siamo stati bravi a non prenderne altri perché è facile perdere un po' di vista la partita e addirittura a trovare il 3-2 e a provarci fino alla fine. Quindi bisogna sempre partire dal presupposto, magari gli obiettivi delle squadre sono differenti. E quindi la squadra ha messo l'anima in campo, ha fatto belle cose, ha costruito qualcosa. Se la vittoria, quello che penserei io fossi da parte del Bra, è meritata, da parte nostra, magari per quello che stiamo facendo e per certe differenze, non ci stava la sconfitta, ecco, diciamo così.